Buonasera a tutti ragazzi, ci prepariamo al terzo incontro dei sotterranei di Roccia Nera. Quest'ala si chiama Sotterranei di Roccia Nera, non è che sono impazzito tutto insieme. Andiamo contro Taurissan. Taurissan, che è questo boh, nano, che a costo 2 infligge 30 danni. No, no, aspetta, non ho capito. Cioè, al secondo turno ha vinto? E come pensate che io lo batta? Fa 30 danni a turno. Non so cos'è sto mazzo, ma non penso che sia possibile in realtà vincere. A meno che non c'è qualcosa di antisinergico per lui, ma... Non ho capito... Anduin contro l'imperatore Taurissan! I nani ferroscuro non cadranno mai! La Nano luce ferroscuro. porterà alla vittoria. Non so che mazzo gioca. Questa che fa? Fa? Questo fa 30 danni, Ehi, giù le mani da mia moglie! Impedisce l'uso del potere aereo di Taurissan. Attacca solo servitori con provocazioni, quindi non dovremo mai giocarle. La morte è il mio pane quotidiano. Non possiamo neanche usare magie di massa. Ah, ho capito il tipo di mazzo. Scelgo Non va necessario. bene sto mazzo per giocarci contro. Caspiterina, caspiterina, caspiterina. I dannati sono pronti. Affanculo in vista. È un casino. Devo pure curarla questa. Piantala di strillare! Quando subisce danni evoca un imp. Quando subisce danni evoca un imp. Io questa non posso giocarlo. Però... questo fatto è segnato. Curiamo tutti così questa non c'ho problemi. Pensiamo un attimo. È il tuo turno di sanguinare! Non posso farlo. Che c'è? Non ho capito. Il mio fato è segnato. Facciamo, vediamo che carte c'ha. Fece due danni a tutti i servitori nemici non danneggiati. Questo può essere un problema. Ottiene più un attacco alla mazza e lancia una magia. Questo è fighissimo. Se l'avversario ammazza uno che c'ha magia. Per la forza di Ragnaros, la grande forza è con me! No. Ragno stupido! A me va bene. Quanto riusciamo ad andare avanti? Faccio così, poi non riesco a curarla. Però aspetta, 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 aspetta. Facciamo così. Vediamo sdraio. Pronto al lancio! Ma che carte sono? Scelgo necessità. Questo non vengo, scusa. No. Mi farò cambiare. Mi dispiace idea. Questo.
farò di te. Ehi, tua morta di sanguinare! Che danno. Direi di renderci un po' più... un po' più cicci. Questo è un problema. Otto, 12, 13, 14, 15, 16, non arriviamo a 17 danni. Quindi direi per il momento. Smettila di muoversi dietro di te. Torna di sanguinare. Per il momento facciamo solo così. Mi sento indisposto. Beh, non mette parenti, ho vinto. Non mette parenti, ho vinto. Che smettila di muoverti! Yeah! Grandissimo! Il primo tentativo. Avresti dovuto eliminare anche la nana. Questo mi piace un sacco, l'ho vista sta carta negli spoiler, mi piace veramente un sacco. Può veramente spostare la partita. Leggenda. Taurissan. Alla fine del tuo turno riduce il costo delle carte nella tua... di un mana. Ogni turno? Maronne. Abbiamo sbloccato la sfida del cacciatore e la sfida del mago. Beh, direi, visto che ci abbiamo messo così poco, facciamocela una. Sfida di classe. Cacciatore mago, cacciatore mago, cacciatore. Dai, proviamo una sfida cacciatore. Qui se non mi ricordo male i mazzi sono prestabiliti, cioè non posso fare io il mazzo, ma mi dà un mazzo fatto lui, devo riuscire a batterlo. Contro Coren Birra Nera. Vediamo, sono curioso. Ti do il benvenuto al Turbobeone. La caccia abbia inizio. Questo a costo zero che faceva evocava creature, quindi curature grosse non conviene avercele dentro. Ecco appunto. Ma vaffanculo. Quindi mi fai pesca, grazie. Amici! Guardate un po'. Abbiamo un ospite. La caccia. Oh, scusatemi. Ammucchiata! Boh, ci riesco. Tanta roba. Tantissima roba, riesco a far fuori due creature con quello. Per forza così. Speriamo di trovare qualcosa di decente. Non male. Però se fa rissa è un casino. Però no, lo stecco subito io. Sto pensando, ma sì. Attenti al lupo. Ma sì. Non ce la schifo per niente. Ecco, vabbè. Mi caga due leone. Bene, da due iene. Ok, questo che fa? Ah, vabbè, fa niente. Quindi utilizziamo una iena. No. Perché? Se non ci dispiace, due danni a lui.
problema è se Pharissa. Cioè, se Pharissa ce l'ho ben perso. Yeah, rock and roll. Benvenuto a Elite Tauren Chieftain. Rogues do it. Fringe 4 danni e pesca una carta. Riusciamo a segarlo quello in qualche modo? Facciamo un tiro arcano. Questo che è giusto che muore. Boh, vabbè. Chiudiamola qua. Che batosta! Ma che ci posso fare? Beh, oddio, 3 danni. Però mano vuota, costo 2. Beh, sinergico mica tanto. E abbiamo fatto anche una sfida di classe. Perfetto. Quindi dobbiamo aspettare comunque la prossima settimana per fare... la nuova ala. Perché è disponibile la settimana 2. Settimana 3, settimana 4, settimana 5. Sì, dobbiamo aspettare una settimanella. E faremo poi il primo di questo qua. Se lo batto subito ci abbiniamo la sfida di classe. E nel caso in cui non lo batto subito vedrete i vari tentativi con varie madonne perché non riesca, finché non riesca a batterlo. Va bene, per questa terza puntata è tutto, ci sentiamo a breve, penso comunque più o meno all'inizio della settimana prossima, perché se ce n'è uno, se sblocca una alla settimana, io farò più o meno 3 video a settimana, se non 4, adesso dipende. E finita tutta le ali normali, inizierò poi l'eroica. Perché in Nex Aramas ho iniziato l'eroica, vi faccio vedere, e ne ho battuti un po' in eroica. Diciamo me ne mancano 4. L'orto mangia i resti degli zoo. A pensarci bene, potrebbe mangiarsi anche i tuoi di resti. Però sono sfide veramente difficili le eroiche, ma veramente. Vi dico solo che questo a costo 0 dice la salute di tutti i servitori nemici è pari a 1. E lui gioca bestie interessanti, quindi sto ancora studiando un po' il mazzo che potrebbe funzionare. Ho provato sia con un con uno stregone, sia con un caccia, sia con un mago, sia con un sacerdote. Al momento quello che si avvicina di più, quantomeno a tenere di testa, sembra essere il sacerdote. Mi hanno detto che è molto forte contro questo tipo di mazzo. Un mazzo che io non posso fare perché è un mazzo che io non uso. Questo possiamo togliere, questo possiamo togliere. Un mazzo che io purtroppo non uso perché non sono proprio in grado di usarlo, che è quello del druido. Mi ho detto che il druido ha buone chance, o il druido, forse anche il paladino, adesso ci penso. Comunque il druido ha chance per batterlo. Io non ho mai visto un deck fatto, cioè neanche su internet, neanche cercando, non ho visto un deck fatto decentemente col druido per poterlo battere, quindi è una notizia, mi sembrano abbastanza infondate. Ne ho visti alcuni col sacerdote in grado di batterlo, le ho provate, ma francamente al massimo gli tengo testa, ma poi vince lui, quindi diciamo che al late game, cioè i miei avendo sempre un punto vita al late game, per quanto siano grosse le bestie, ci posso far poco. Ho provato anche a usare le carica, quindi ok, sono praticamente one shot che girano, i vari 3-1 carica, 4-2 carica, tutte queste cose qua, però mi ci vorrebbe quella leggenda che non mi ricordo il nome perché non ce l'ho. Mi ci vorrebbe lui, Leroy Jenkins, che è un 6-2 a carica, e so 6 danni in più, cioè non sono pochi, anche perché lui parte con 45 punti vita, quindi effettivamente mancano un sacco di leggende, proprio tante.
tante, 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 no. Ah sì, i giganti mancano tutti. E niente, quindi ci penserò, magari vi faccio vedere se riesco a finire in solitaria, tra virgolette, l'eroica di Naxxramas. E vi faccio vedere l'ultima. Vi faccio vedere... Il prossimo combattimento non sarà facile. Ho sentito che il boss finale è molto potente. Oltre che molto affascinante. Forse vi fa vedere questa, in versione eroica. Cioè, questo deve essere divertente, in versione eroica. Cioè, bello tosto a battere. Questi, bene o male, li farò. Cioè... Evviva! E tu non lo sarai ancora per molto. Il mio dragone del gelo ti attende. Questa era molto di strategia, me la ricordo questa. Niente ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Bella per tutti.